In copertina questa settimana una notizia che, a nostro giudizio, ci sembra veramente rivoluzionaria. E se la cosa non l'avessimo toccata con mano, la immagineremmo uscita dalla mente, dalla fantasia criminale di Diabolik. Ma di crimine in quella che fra poco vedrete ce n'è ben poco. Anzi, diremmo che il congegno che stiamo per presentarvi è destinato alla lotta verso il più feroce dei crimini inventati dall'uomo. Stiamo parlando, lo avete già capito, del sequestro di persona. In Giappone, a Tokyo, una industria elettronica ha messo a punto una capsula all'interno della quale ha realizzato una vera e propria stazione trasmittente. Il congegno ingerito si accende appena va a contatto coi succhi gastrici. Nel caso di sequestro, quindi, di persona, sarà sufficiente ingerire una di queste capsule e l'apparecchio, da lì a pochissimi minuti, emette dei segnali radio che vengono ricevuti attraverso un apposito strumento che è nelle condizioni di stabilire distanza e direzione di questi segnali radio. Quindi, con buona approssimazione, sarà facile capire quale sia il luogo in cui il malcapitato viene tenuto prigioniero. Nocciolina, è questo il nome di questo simpatico coniglio, è il primo essere vivente in Italia che ha beneficiato di questo dispositivo. Ivan, il piccolo ma inseparabile amico di questo coniglio, ha fatto ingoiare una di queste capsule, ha poi provveduto a liberare il coniglio in una zona in cui la vegetazione era fitta, è ritornato l'indomani a 24 ore di distanza ed attraverso il congegno ricevitore è riuscito a localizzare il luogo, malgrado la fitta vegetazione, in cui il coniglio è rimasto nascosto per tutto quel tempo. Vediamo il filmato. Si chiama Nocciolina ed è un coniglietto di appena 3 mesi. Con qualche difficoltà e non poca diffidenza in quello che stiamo sperimentando, Ivan, l'inseparabile amico di Nocciolina, riesce a fargli ingoiare la capsula trasmittente. Poi, dopo qualche tenera carezza, Ivan libera il coniglietto in una zona dove la vegetazione è fitta. Nocciolina, forse un po' disorientato, accetta di andarsene ignaro, sicuramente del contributo che sta offrendo. Il giorno dopo, comincia la caccia al coniglio. Una caccia insolita, fatta di bip bip elettronici che dovrebbero portare dritti nella tana del coniglio. L'apparecchio che Ivan sta ascoltando è un ricevitore che lo sta guidando verso il coniglio. Il segnale cambia intensità mano a mano che si avvicina all'animale. Ivan sorride e questo è un buon segno. Il coniglio deve essere a pochi passi da lui. Eccolo qui, Nocciolina ritorna al suo padroncino. Il bambino è soddisfatto, ha ritrovato il suo coniglio e questo per lui è la sola cosa che conta.
Se i problemi degli uomini consistessero soltanto nel dover ritrovare un coniglietto smarrito, sarebbe decisamente tutto più facile. Purtroppo la realtà è diversa. Mentre da un lato gruppi di uomini pensano alle invenzioni elettroniche, dall'altro altri uomini senza cuore pensano invece ai sequestri. Potrà questo minuscolo e geniale congegno un giorno risolvere il più angosciante dei problemi che affligge l'umanità? Questo non lo sappiamo ancora, ma se soltanto uno di questi apparecchi riuscirà a risolvere un solo problema, ci potremo ritenere soddisfatti, soprattutto se il sequestrato, come spesso sta avvenendo in questi ultimi tempi, è un bambino come Ivan.